Benvenuti a un altro appuntamento di istruzione di entomologia. Oggi parleremo a grandi linee di alcune fra le specie più frequenti di insetti che infestano le piante ornamentali. Gli insetti che possono infestare le piante ornamentali o i monti erbosi appartengono a delle specie comuni anche in altri ambienti. Tuttavia, nel caso di piante allevate a scopo ornamentale o di tappeti erbosi sempre coltivati allo stesso scopo, la loro capacità di proliferazione può essere spesso superiore, quindi più nociva, rispetto agli ambienti nei quali comunemente vivono e si riproducono. E tra gli infestanti riconosciamo quelli che producono un danno diretto da quelli che invece producono solo un danno indiretto. Quelli che producono un danno diretto lo fanno perché si nutrono direttamente a spese dei tessuti vegetali, determinando la loro compromissione più o meno irreversibile, spesso determinando anche il perimento della pianta ospite stessa. Mentre invece quelli che producono un danno indiretto, che può essere anche non meno grave, sono quelli che grazie o a causa, meglio, dalla loro biologia sono capaci di incrementare lo stato di deperimento delle piante ospiti. Come lo fanno? Ad esempio, come nel caso delle formiche, allevando insetti infestanti, i cosiddetti fitomizi, cocciviglie e afidi, che quindi grazie all'opera interessata dei formicidi, che si nutrono della melata da essi prodotta, riescono a incrementare le loro chance di sopravvivenza e di moltiplicazione. Partendo da quelli che producono un danno diretto, fra quelli più comuni possiamo iniziare trattando dei fitofagi che colpiscono gli alberi e le palme. Fra quelli che colpiscono gli alberi, nelle nostre città siamo spesso occupati a controllare la proliferazione di coleotteri come la galeruccella dell'olmo, che è sempre presente. Riesce a produrre defogliazioni più o meno vistose e anche totali nel periodo che va da maggio-giugno fino a tutta l'estate. Si tratta di insetti a metamorfosi completa e sia le larve che gli adulti sono dotati di apparato masticatore con il quale riescono a nutrirsi del parenchima fogliare rispettando soltanto le nervature. Galeruccella Luttevola è uno degli insetti più diffusi, insieme a quello che fino a poco tempo fa era anche soggetto a forme di rotta obbligatoria per i danni che ha prodotto sul patrimonio palmizio, e stiamo parlando del punteruolo rosso. Si tratta anche in questo caso di un coleottero appartenente a un'altra famiglia, tipicamente rappresentata da un lungo rostro che è all'apice del quale sta l'apparato boccale, anche sul masticatore nell'adulto. Mentre invece le larve sempre con l'apparato masticatore sono quelle che determinano il danno vero e proprio al parenchima della palma scavando nel cuore fino a determinare il perimento. Un altro coleottero che determina anche gravi danni al patrimonio arboreo ornamentale e sicuramente, anzi, sono sicuramente i cerambicidi delle querce. In questi ultimi anni abbiamo notato come fra gli esemplari di leccio, soprattutto che vegetano in parchi e giardini privati, questo grosso coleottero dalle lunghe antenne riesce a determinare gravi forme di deperimento fino alla morte dell'albero stesso, perché al contrario di quanto avviene in natura dove questi insetti aggrediscono piante comunque alla fine del loro ciclo vitale, in ambienti artificiali riescono ad approfittare delle condizioni forzate in cui l'albero vegeta per compiere la loro opera distruttrice all'interno del legno che viene praticata dalle larve sempre in funzione di alimentazione. Altri insetti molto comuni e molto dannosi fra le piante ornamentali
sono quelli dotati di un apparato pungente succhiante. Si tratta dei cosiddetti fitomizi, ampiamente rappresentati da due grandi gruppi di emitteri o rincuti, che sono gli afidi e le cocciniglie. Fra le cocciniglie ricordiamo quella che è comunemente infesta il pittosporo, e cioè Icheria pulcasi o cocciniglia soccata degli agrumi, la quale se negli agrumeti non determina quasi mai un danno economicamente significativo, nelle siepi riesce a trovare le condizioni di moltiplicare per proliferare in modo tale da determinare spesso anche il perimento della siepe stessa. Si tratta di insetti le cui femmine sono dotate di un vistoso bisacco all'interno del quale vengono contenute le uova da cui poi schiuderanno le neanidi. Il suo ciclo vitale è tipicamente spalmato nel corso di praticamente tutto l'anno, durante il quale possiamo ritrovare tutti gli stati vitali di questo infestante. Le tecniche di lotta per questo e per gli infestanti che abbiamo nominato prima sono complicate dall'ambiente in cui si opera, che spesso non consente applicazioni massive e dispersioni di biocidi nell'ambiente, ed è per questo già da tempo che si sono sviluppate tecniche alternative di intervento, soprattutto sugli alberi, che prevedono l'applicazione dei biocidi direttamente all'interno dei tronchi delle piante per mezzo dell'endoterapia. Per quanto riguarda poi un'altra categoria di insetti molto dannosi che può determinare un vasto deperimento dei popolamenti artificiali e ornamentali è sicuramente quello degli scolitidi dei pini. Gli scolitidi dei pini che negli ultimi decenni hanno prodotto, come il punteruolo rosso fra le palme, una vasta moria dei comprensori a pino domestico o a pino marittimo, che quindi vengono costantemente soggetti a episodi di distaccamento diffuso degli alberi. Anche in questo caso la difficoltà di intervento sta tutta nell'ambiente in cui operiamo, nella capacità di intervenire conoscendo esattamente quello che è il ciclo vitale dell'insetto nel corso dell'anno, di modo da colpire quelli che sono gli stadi più sensibili ai trattamenti. Siamo arrivati alla conclusione di questa breve chiacchierata su alcuni insetti che infestano le piante ornamentali.